Si intitola Nella vignetta del Signore, il Vangelo disegnato con il sorriso, Ancora editrice e l'autore di queste vignette ironiche, graffianti, geniali, come vengono definite, è Don Gioba, Don Giovanni Berti, in arte appunto Gioba, che abbiamo in collegamento Skype con noi e che ringraziamo. Ciao Don Gioba e Grazie, benvenuto. grazie dell'invito, mi fa piacere. Allora, tu sei parroco a Monica del Garda, nella diocesi di Verona, sei sacerdote dal 1993 e hai cominciato a disegnare queste vignette prima per la tua pagina Facebook, poi per il sito internet e poi a un certo punto un personaggio, una persona molto importante ti ha addirittura citato e da lì sei diventato molto famoso per questa citazione. Ci racconti com'è andata e chi è soprattutto questo personaggio famoso che ti ha citato? Allora, intanto salute a tutti e grazie davvero dell'invito, di questa condivisione. Ed è il bello appunto del poter condividere qualcosa che poi lega le persone. Io ho cominciato a fare queste vignette, anche se nascono un po' prima, ma lo dico dopo, se no è. Ma comunque disegno vignette, le pubblico sulla mia pagina Facebook e sul mio blog, e quindi girano. Avevo fatto una vignetta dove il Papa faceva fatica a chiudere la porta santa al termine del giubileo perché qualcuno aveva messo il piede, e nella vignetta si vedeva il Papa che non riesce a chiudere il piede, era quello di Gesù perché si vedeva la stimmata. E allora questa vignetta è girata, e un giorno qualche giorno dopo mi scrive: "Guarda che il Papa ti ha citato". Era impossibile. Eppure è stato così, cioè il Papa, parlando ai seminaristi della diocesi di Molfetta che erano andati a Roma, fa un discorso sull'essere umani, eccetera, dell'essere prete, e parlando a braccio dice appunto: "Dovete tenere aperta la porta, ecco, mettendo il piede, come mi hai fatto vedere tu", e parlava al rettore. E siccome questo è stato riportato, tanti mi dicono: "Guarda che sei tu, cita la tua vignetta". E così ho telefonato, sono riuscito a contattare il rettore, ho detto: "Ma per caso il Papa cita quella vignetta?" E lui mi ha detto sì. Naturalmente il mio ego si è espanso. No, comunque è stata una soddisfazione. Però questo è un modo davvero ecco, immediato di comunicare messaggi importanti e soprattutto il fatto che tu abbia scelto il fumetto per, in questo caso, anche per raccontare dei momenti e degli episodi salienti della vita di Gesù. Infatti vorrei ricordare che il libro l'hai scritto anche con Lorenzo Gagliani, giornalista, insegnante di religione, scrittore che abbiamo avuto modo di incontrare più volte. Anche attraverso questi incontri Skype. E quindi è un modo, come dire, anche per fare catechismo, per evangelizzare con il sorriso, con l'ironia. Allora, nasce da una passione che è la mia, quella del disegnare, raccontare le cose vedendone il lato ironico, cioè racconti un episodio guardando la cosa buffa, ma è un modo anche questo per pensarci. Così anche il Vangelo, provare a rifletterci smontando l'episodio e rimontandolo con quello che succede nella quotidianità, nel giorno, ed è un modo anche per conoscerlo bene. Infatti, di per sé, io faccio una vignetta sul Vangelo, su un episodio, la può capire solo chi conosce quell'episodio, oppure cerca appunto di capirlo, allora, di conoscerlo. Allora è un modo per conoscere meglio il Vangelo, quindi può essere usato anche per la formazione, dico la formazione, chi vuole. Tanto è un modo per richiamare quella pagina e provare a fare quello che è importante, metterla in sintonia con la vita. Infatti, il libro non è solo una raccolta di vignette, ma c'è anche il passaggio del Vangelo a cui la vignetta si ispira e poi appunto una spiegazione. Quindi questo è molto importante. Questo libro che nasce però appunto dopo il fatto che le tue vignette siano diventate famose prima sui social e sul tuo sito internet, ma fondamentalmente da chi sei più seguito? Da chi frequenta le parrocchie, da chi è già impegnato in chiesa, o magari ti seguono anche quelli che magari insomma non sono proprio, come dire, quelli della messa della domenica.
Penso che sia un po' una fascia trasversale, sia da chi frequenta e magari mi conosce, e per quello che c'è anche il contatto sui social, ma poi con quel gioco del rimbalzo tipico di internet, magari arriva anche a persone che non hanno molta dimestichezza con la vita ecclesiale. Magari io spero un po' che magari incontra le persone che magari con l'ambiente religioso e anche con il Vangelo non hanno molta simpatia e magari risveglia, spero, un desiderio di riapprofondire la fede, la conoscenza del Vangelo, perché magari in questa maniera è un modo per togliere il Vangelo un po' da quella cantina polverosa, a volte che invece per riscoprire com'è molto vivo, vivace. E io spero che possa arrivare là, arriva anche là. E questo è anche bello, si crea una condivisione di pensieri e questo mi piace. Allora, prendo spunto da una domanda che ti è stata posta nella chiacchierata iniziale in questo libro. Un tema che affronti spesso è quello delle omelie noiose. Sei spietato quando critichi i tuoi colleghi, i sacerdoti, E che anche me. anch'io sono un po' troppo critica forse nei confronti delle omelie dei sacerdoti. E infatti i sacerdoti delle tue vignette vengono derisi dai fedeli, i quali non vedono l'ora che la messa finisca. Allora, come No, prete, cosa ti senti di dire a tuo allora, dispetto? beh, è uno delle preoccupazioni anche all'inizio, quando sono diventato prete, anche se avevo il terrore del parlare in pubblico, era quello di fare omelie, di parlare del Vangelo in maniera noiosa, cioè dove la noia non è. Cioè, essere noiosi non è perché dici una cosa seria, devi essere per forza noioso, anzi, bisogna trovare delle tecniche comunicative che portino non se stessi, ma il Vangelo. Quindi era un po' una mia preoccupazione. E, diciamo che anche nella pratica e anche ascoltando anche altre persone che parlano negli altri mezzi, ho fatto tesoro per poter comunicare meglio. Spero di non essere noioso. Mi viene in mente un episodio, mi ha fatto morire da ridere, perché facevo la messa con i bambini, avevo lì i bambini davanti, e i bambini, parlare ai bambini, perché noi adulti al limite facciamo sì, anche se non ascoltiamo, i bambini se non ascoltano, non ascoltano. Mi ricordo avevo fatto un esempio bello, sembrava a me, avevo detto, allora bambini, avete capito quello che ho detto? E una bambina, no. Vabbè, allora credo. Così. È così, è la loro spontaneità, è la loro Il sincerità bambino che anche spiazzante. in noi bisogna tenerlo vivo. È vero, cosa non proprio facile, Don Gioba. È molto bella questa vignetta, ma ne abbiamo viste alcune mentre chiacchieravamo. Questa in copertina, ha detto chi è senza peccato scagli la prima pietra, e uno risponde: ci penso io, sono appena andato a confessarmi. Davvero incredibili sono queste tue vignette. Poi vorrei concludere chiedendoti: ma poi il Papa lo hai incontrato, cioè hai avuto modo di incontrarlo personalmente dopo questa citazione che ti ha fatto? Allora, naturalmente l'ho messo con Lorenzo, tra l'altro Lorenzo fantastico, è stato lui a starmi sotto per mettere in fila tutte le vignette che avevo fatto negli anni sul Vangelo, in modo da fare un Vangelo 2.0, quindi lo ringrazio. Nel libro abbiamo messo anche la foto, siccome 2 anni fa ho fatto 25 anni di messa. Allora con i miei compagni siamo andati alla messa del Papa Santa Marta, siccome alla fine lui proprio incontra tutte le persone, allora mi sono messo in fila e gli ho portato quella vignetta dove lui era protagonista e che aveva citato. È stato un bel momento. Ecco, quindi lo hai proprio incontrato personalmente. Che bel regalo Sì, per i tuoi 25 anni di sacerdozio. qualche secondo, però veramente l'umanità di Papa Francesco, basta pochi secondi, c'è tutta. E questo è stato una bella conferma. Bello quello che ci dici, Don Gioba. In conclusione, a parte appunto questa famosa vignetta che il Papa ha preso ad esempio, ce n'è un'altra a cui sei particolarmente legato che magari possiamo anche mostrare ai nostri telespettatori?
C'è dentro il libro, adesso dovrei andarne in cerca, vediamo se la trovo. È una, più che altro perché rivela un po' la mia passione. Si trova a pagina 92, che siccome è sulla resurrezione, rappresento le tre donne al sepolcro che vanno e hanno degli occhialini speciali. E una dice: ma perché questi occhialini? E l'altra dice: lo avrebbe detto lui, lo ha detto lui che sarebbe risorto in 3D. È un po' il giocare sul fatto del 3D e del cinema, cinema che mi appassiona tantissimo. È una vignetta che mi fa, perché mi rappresenta anche nella mia passione, anche per tutto quello che è comunicazione particolare come quella cinematografica. Bene, allora se vogliamo innanzitutto vedere, appunto, leggere e ammirare queste tue vignette, il libro è edito da Ancora di Don Giovanni Berti in Arte Gioba con Lorenzo Gagliani nella vignetta del Signore, il Vangelo disegnato con il sorriso. E poi ricordo che hai anche un sito internet, gioba.it, oppure la pagina Facebook, giusto, Giovanni E Berti. anche Instagram, perché adesso bisogna mettersi su tutte le Bravo, piattaforme, anche sì. Instagram. Comunque mi si trova dappertutto quasi. Grazie Benissimo. Allora, grazie per essere stato con noi, grazie per averci a regalato. voi, davvero di cuore. Ecco, beh, questi 10 minuti davvero, come dire, in allegria e spensieratezza. Allora, grazie ancora a Don Giovanni Berti per essere stato con noi, grazie, per averci parlato del tuo libro nella vignetta del Signore. Alla prossima occasione.